chiedere una cosa, perché Umberto Mascolo ieri ha fatto una precisazione molto giusta, molto corretta, importante, che il Pedicinum è stato escogitato in un periodo in cui c'era un degrado tecnologico nell'impero romano, un degrado culturale, un degrado economico, e speriamo di non finire anche noi come è finito. Vabbè. E quindi la precisazione sua è molto interessante, però io non mi aspettavo e quindi non avevo la risposta pronta. Quindi il Pedicinum, quindi innanzitutto abbiamo una descrizione molto precisa di Cecchio Faventino, che parla di due lastre, dico due, che sono più larghi di sopra e più stretti di sopra. Quindi lui non dice che sono angolari, però se dice che sono due vuol dire, e che poi si sono trovati tanti esempi, quindi è chiaro che lui parla di una cosa che sta così, e al posto della sferica che dà tutto l'arco diurno e della conica che dà tutto l'arco diurno, così anche il Pedicinum dà quasi, perché prende dall'alba al tramonto, prende. Ecco, la questione del pelicano è un di più, è un di più, perché nell'iconografia alto medievale, che riprendeva molto dal mondo romano, si è trovato a Venezia, c'è un capitelli proprio con questo. Quindi il pelicano era preso come ideologicamente un simbolo, e il pelicano sembra che quando cova le uova, nel momento del pericolo si solleva e le ali, con le ali fa così e con il corpo, quindi proprio assomiglia al Pedicinum, come l'ha descritto il Cecchio Faventino. Ecco, questa è una precisazione che dovevo all'amico Umberto, e ringrazio per aver centrato la cosa. Va bene, adesso allora cominciamo. Ecco, qui parliamo del triangolo della luce di giorno. Questo è un argomento molto specifico che ho trattato in un mio studio che comparirà presto in corso di stampa, e ho ritenuto importante, siccome c'è anche un'appendice tecnologica, però ho ritenuto importante per la mia tranquillità e anche per la correttezza nei confronti dell'ambiente di fare un piccolo approfondimento. Allora, questo è il testo di Plinio il Vecchio, che dice che per raccogliere l'obelisco di Augusto, parla dell'obelisco di Augusto, per raccogliere l'ombra del sole e grazie alle stesse determinare la lunghezza dei giorni e delle notti. Questa è un'affermazione fatta da un giornalista scientifico, cioè Plinio il Vecchio non era un letterato, un umanista. Era quello che oggi si chiamerebbe un giornalista scientifico, quindi è una persona, diciamo, che ha delle basi e quando dice le cose usa anche i vocaboli appropriati, quindi la sua affermazione che si tratta di un'esplorazione quantitativa, noi li dobbiamo credere, diamo la nostra. Ecco, questo è il Meridiano Augusto, la conoscete tutti benissimo, la conoscete molto bene. Questa è una fotografia che ho fatto io nei sotterranei di via del Campo Marzio. Distanza giusta. Questa è la fotografia che ho fatto io, questo scavo su cui ne parliamo. Ecco, l'interpretazione che è stata data di quella frase di Plinio il Vecchio, qui non entro nel merito dell'obelisco e di tutte le polemiche, sia ben chiaro, non entro nel merito, mi trattengo solo in quello che è la questione del triangolo della luce di oro. Quindi questo è praticamente, no, questo è veramente inedito, è sconosciuto del tutto nell'ambito sia filologico sia umanistico, tecnologico. Quindi Ziegler 1531 dà la durata dei giorni e delle notti i numeri romani sul fianco della linea meridiana. Qui io dopo scontato che si parla sempre
di una linea meridiana. Questo è un umanista che è noto a tutti noi, Luigi Antonio Muratore. Muratore è un famosissimo umanista, un sacerdote, però ha svolto un'attività eminentemente, diciamo, di grande studio e approfondimento nella storia, nella letteratura. E quindi anche lui ha indicato, sia un po' ingenuamente indicato la linea meridiana, però le durate dei giorni e delle notti nelle varie declinazioni. James Stewart, che è un personaggio famosissimo, non mi soffermo qui perché sennò l'allunghiamo troppo, si rifà chiaramente al disegno di Tiger. Questa è più conosciuta, è stata citata da Severino, e anche qui vengono riportate le durate dei giorni e delle notti sulla linea meridiana. Questo non è casuale che la data è sempre la stessa, perché c'è stato un sacerdote che, forse per un incarico anche ad altissimo livello, raccolse tutte le notizie che riguardavano il meridiano di Augusto, di cui si sapeva, se non si sapeva, insomma, qui non è. Andiamo avanti. Ecco, e questo invece questo è un disegno molto credibile, anche questo è praticamente sconosciuto, è un disegno molto credibile anche due religiosi, padre Profito e padre De Bernard, nel 1937. Qui non sono indicate le durate del giorno e della notte, forse non si sono neanche posti il problema. Questa è la mia ricostruzione, sì. Qui è un'ipotesi di due menologi che però sono più tardi, forse più tardi. E questo è l'orologio orizzontale che è stato trovato a Delos, nell'isola delle Cicle, poi lo vediamo. Vai avanti. Ecco, fermo qui, torno indietro. Ecco, questo lo conoscete, diciamo che è un nostro amico per Gunnel e per me, Kircher. È come se avessimo fatto merenda assieme, perché lo conosciamo, è un personaggio famosissimo. Lui ha scritto Ars Magna Lucis et Fulgens, però le date sono importanti, perché lui si è dichiarato favorevole alla linea meridiana, ha scritto un libro molto con basi matematiche e scientifiche importante nel 1646. Più tardi ha cambiato opinione, vai avanti. Questo qui, tanto per inquadrare la sua figura, la sua fantasia, questo più tardi, lui dice, questo è un disegno suo, il proteo catottrico, una macchina per trasformare gli uomini in bestie. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, qui c'è il principe che da una statua che sta in casa sua ascolta tramite questo torpiglione qui quello che dice la gente per strada. Ce ne sono tantissime di queste ipotesi fantascientifiche. Questo è poi è un po' un'invasione di campo nella nostra gnomonica, a parte che qui non si capisce bene quale è quella invernale, quella. Vabbè, e qui c'è tutto un collegamento, lo specchio dell'analogia tra le membra del corpo, le affezioni, le piante e le costellazioni. Quindi qui c'è tutto, la medicina è tutta ben catalogata. Quindi, dopo Zivre, Muratore, Stuart, ecco il disegno di Kircher Masi, 1650. Masi era anche un gesuita, di cui sono riuscito a trovare anche documentazione, e ho ricostruito anche la sua figura, è vissuto in Sicilia, a Siracusa, e ha scritto anche delle cose importanti, però a quell'epoca lì. Come dici? Masi, a volte Masi, a volte Maso, Jacopo, comunque sì. All'epoca, perché qui ho interpellato addirittura un grande amico, un gesuita, che si occupa di astronomia all'osservatorio del Vaticano, mi ha tirato fuori dati biografici. Insomma, questo povero ragazzo qui aveva 16 anni, quindi è Kircher che se lo manovrava e se lo gestiva come voleva per fare questa cosa. Fanne 4, 1, 2, 3, 4, quindi queste cose qui, proprio, cioè, qua, io parto dall'idea che non sono mai esistite, invece,
quello che sicuramente è esistito, è stata trovata la linea meridiana, e l'obelisco anche, che è stato fatto vai avanti. Quindi Kircher non dà tanto pezzo a file, ha segnato l'interpretazione di Plinio, notando la lunghezza dei giorni e delle notti con i numeri arabi nel 9 avanti Cristo, una cosa un po' insomma, ecco, questo è un campo di calcio, secondo loro ce ne dovranno essere 10-15, diciamo, non infatti l'argomento più forte di tutti i nemici dell'orologio, dell'orologium di 400 metri, e questo è per dimensioni enormi. Andiamo avanti. Ecco, il professor Buchner dopo 332, sentiamo nel merito proprio, quindi qui c'è un triangolo. Ah sì, volevo ancora dire che il colpevole è Kircher, però diciamo forse ancora più colpevole, perché Kircher aveva dei rapporti con la famiglia degli Asburgo, quindi lui gli piaceva divertire questi potenti. E invece Lanciani, lui, erano dei professionisti moderni, delle persone, e avrebbero dovuto, sono morti, tutti e due hanno fatto delle piante topografiche della Roma antica, in cui in modo del tutto strampalato, ribaltando 180 gradi, hanno tutti dato per scontato come se fosse il Colosseo, hanno disegnato un orologio di 400 metri nel posto giusto, però. Ecco, parliamo di Buchner, dopo facciamo un quadro anche dei meriti del professor Buchner. Quindi qui c'è il triangolo della luce diurna, quanto tempo ho? Vabbè. E il triangolo della luce diurna con i lati curvilinei. Questo invece più tardi, dal 1980 al 96, qualcuno gli ha suggerito in una lettera che in realtà il triangolo doveva avere i lati rettilinei, poi vedremo perché. A parte l'inattendibilità di un orologio grande come 15 campi di calcio, il professor Buchner, quindi il professor Buchner è morto circa un anno fa, e io penso che noi abbiamo un grandissimo debito nei suoi confronti. Dunque, anzi, più di uno. Primo, che ha voluto e realizzato gli scavi via del Campo Marzio, ha trovato i fondi dell'Istituto Germanico, ha scelto i collaboratori, ha dato prima scavate qui, e quindi ha un grandissimo merito di aver fatto questi scavi, punto primo. Punto secondo, che è quello che ci riguarda abbastanza. Lui, e questa è la data sbagliata, perché qui già nel 76 aveva fatto questa ipotesi, disegnando una cosa che io nel 76 ero già fuori dal campo tecnologico, però nel 68 aveva lavorato con i grandi computer che si trovano in università, quindi nel 76 io penso che nessuno usava i computer per disegnare meridiani, forse neanche per fare un disegno, diciamo, tecnologico in qualsiasi modo. E poi soprattutto ha il grandissimo merito di aver prematuramente usato l'analemma per calcolare, quindi sono disegni suoi attendibilissimi per mostrare come funziona l'analemma, che è uno strumento che sappiamo risale al terzo secolo avanti Cristo, forse il secondo, insomma. Quindi quando parliamo di Buchner ricordiamo soprattutto i suoi grandissimi meriti. Allora, il triangolo della luce diurna effettivamente ha una sua base, perché è stato trovato in una meridiana orizzontale. Dove è stata trovata? Nell'isola Vainera. Ecco, fanne ancora due o tre, ecco. Qui abbiamo il triangolo, qui abbiamo le descrizioni in lingua greca, io ho cercato di tradurle, ma il significato è proprio quello, diciamo, la durata del giorno illuminato, poi non è vero proprio che sia la durata, è l'incremento, ma insomma poi andiamo. L'orologio solare orizzontale di Delos è nel ciclo di,
la lettura corrisponde esattamente al calcolo, quindi questo qui è uno strumento che è stato calcolato con la lema, non è stato disegnato a capocchia, come purtroppo troviamo nel mondo romano, è quasi tutto ricopiato, raffazzonato, empirico, approssimativo, mentre questo era nel cuore, poi lo vedremo, della fondazione della mnemonica antica, dell'astronomia antica, la zona di Rodi e dintorni di Rodi. Ecco, ma insomma, che cos'è questo triangolo della luce diurna? Questo è l'analemma, qui adesso non mi soffermo, che poi qui nell'auditorio ci sono persone che mi hanno insegnato che cos'è l'analemma, quindi sarebbe proprio, non è il caso che mi soffermi. Ecco, quindi è stato descritto sia da Vitruvio che da Tolomeo. Tutti e due hanno, tutti e due hanno un atteggiamento per dire proprio con questo strumento si misura la lunghezza dell'arco diurno. Questo ha delle indicazioni cosmologiche, poi anche geografiche, perché poi sulla lunghezza dell'arco diurno sono determinati tutti i clima di Tolomeo, quindi climi, diciamo, le varie latitudini. Ecco, poi anche tutti e due hanno, si fa anche la costruzione degli orologi solari, e questo loro non lo dicono, ma è un passo, come dire, io sono qua e devo andare lì, è proprio una cosa automatica. No? Ecco, questo è un orologio normale, orologio a ore, sottolineo questo, a ore astronomiche, vai un po', sì? E questo è il punto del sorgere, quando è passato dal sorgere, è passato tutto l'arco semidiurno invernale, chiaro, no? Questo è il punto di mezzodì, nel solstizio d'inverno. Ecco, questo invece questo è passato tutto l'arco semidiurno invernale, sempre lo stesso, però il giorno del solstizio, è più complicato da dire che da fare. Sì. Ecco, a questo punto basta prendere una linea e tracciare una linea retta. Perché? Perché è una linea italica questo qua. Vai. Ecco, questo è l'incremento, da qui si fa il piano incremento, ecco, questi sono tutti gli incrementi durante l'anno, qui l'incremento zero perché siamo adesso. Sempre l'arco semidiurno invernale trascorso. E questo è l'incremento. Sempre, lo sottolineo ancora una volta, in un orologio a ore astronomiche. Adesso ci mettiamo dal punto di vista, questo era progettualmente, adesso ci mettiamo dal punto di vista dell'utente. Allora, questo è un, per esempio per la latitudine di Roma, ci sono già tutti i dati calcolati. Primo passo è quello di valutare, perché noi non lo sappiamo quant'è l'arco semidiurno inverno, però lo possiamo calcolare perché andiamo agli equinozi dove sappiamo che sono 6, va bene, le ore, sono le 6 ore antiche corrispondono anche, sono 6 ore anche astronomiche, e quindi qui misuriamo circa a occhio, è cosa che ho fatto anche per e viene 1,6, quindi facciamo 6 meno 1,6 fa 4,4. E quindi 4,4, e quindi questo è il dato che ci mancava ed è quello che si trova. Per fare una valutazione, una declinazione qualsiasi, si prende sempre il 4,4 e si fa la differenza, cioè si misura a occhio questo 2,25, si fa la differenza e si ottiene 6,65 per toro e per fine. Tanto per fare un esempio, vai. Specchietto che vi ho fatto, che prendono degli errori minimi. Vai. Se invece parliamo di un orologio a ore antiche, cari amici, le cose sono molto diverse. Qui sono i dati che provengono dal calcolo. Ecco, questo è un orologio a ore antiche, più o meno l'orologio di Delos, con il triangolo della luce diurna, al solstizio, questo è l'incremento, quindi
Quale lettura noi possiamo fare? Noi leggiamo questo, che sono 2 ore antiche 2,4, però sappiamo che le ore antiche sono sempre 6, sia solstizio, invernale, estivo, equinozio, qualsiasi declinazione, le ore sono sempre 6. E quindi noi tutto quello che riusciamo ad apprendere da un orologio, da un triangolo della luce diurna su un orologio da ore antiche, è che avremo l'incremento sarà del 40% dell'arco estivo. Questo non ci dice assolutamente niente. L'arco estivo è proprio quello che stiamo cercando e quindi è un ragionamento circolare. Va bene? Ancora un dettaglio, questo lo voglio far vedere perché un'opera di Cunella che presto uscirà, non lo vedo, vabbè, presto uscirà, io ho voluto rifarlo col computer e quindi si capisce bene il motivo per cui le ore vitaliche su di un piano sono della rete, vai? E quindi adesso parliamo dei triangoli conici dell'orologio conico. Ho ancora 28 minuti, quindi non pubblico. La durata del giorno illuminato, questo è sempre il triangolo della luce diurna, che poi non è un triangolo, è l'inganno che ha subito il professor Bogner, perché lui vede penso nell'orologio che sta a Roma, ha visto delle linee sulle tracciate. In realtà sono dei problemi, un triangolo, perché è un dietro. In quanto queste curve qui stanno su di un cerchio massimo, essendo delle ore italiche. Qui si le... Ah no, scusa, torno indietro. Qui però, a noi questi dati non ci servono, perché noi lo possiamo misurare tranquillamente. Qui abbiamo la durata. Vabbè, qui diciamo io ho segnato le ore astronomiche, però anche se non ci fossero io potrei misurare all'equinozio, potrei misurare qui sarebbero 90 gradi, qui invece secondo l'altitudine sarà l'arco diurno invernale, questo è l'arco semidiurno al solstizio estivo, li posso misurare, c'è l'angolo lì, insomma con qualche trucchetto io lo misurerò ancora lì, e a maggior ragione vabbè. Avrò anche l'incremento, perché poi riportando questo dato forse lo riporto qui e avrò anche l'incremento. Quindi il tracciamento del triangolo della luce diurna su un orologio conico è un di più, non voglio dire che è una cosa inutile, però è un di più, è un modo di, diciamo, di dimostrare al padre dell'autore che lui sa usare questi strumenti tecnologici e li sa usare lui dimostra al pubblico, poi Delos, poi parliamo anche di Tinos, era un posto dove venivano molti pellegrini, quindi c'era un po' anche di suggestione, di intimidazione nei confronti del pubblico. Andiamo avanti, ecco qui sono tutti gli archi invernali che li ho segnati lungo il triangolo della luce diurna, e quindi il triangolo non serve, vai. E avanti, adesso parliamo questo è trovato a Samos, sempre di quella zona, poi faremo anche una piccola pianta. Samos è la patria di Aristarco, il Copernico dell'antichità. Andiamo avanti. Il triangolo su di un orologio sferico, anche qui, come nell'orologio conico, siamo sempre lì. Il dato è disponibilissimo, qui all'equinozio abbiamo. Sarà 90 gradi, questo lo possiamo misurare, è inferiore di 90, è anche facile, diciamo, da misurare, abbiamo l'arco semidiurno a solstizio invernale, e da questo possiamo ricavare il valore degli incrementi a tutte le stagioni. E quindi infatti, il triangolo è un di più, un aiuto, un supporto, ma concettualmente non saprai. In ogni caso, un orologio a ore antiche, questo.
questo non ha senso perché l'abbiamo visto prima. Ecco, questo è l'unico orologio che è stato trovato col triangolo sferico, che è stato trovato col triangolo eccetera, questo si trova a Roma, purtroppo io non ho avuto l'occasione di vederlo, ma tanto prima mi prometto. Quindi questo è il triangolo della luce di una, questo è un cerchio che passa per i punti invernale e estivo e quindi chiaramente rappresenta il Maneus. Sì. Ecco, a proposito del triangolo della luce di una si potrebbe aprire una breve parentesi. Qui abbiamo l'isola di Samos, dove è vissuto Aristarco, l'inventore dell'orologio sferico, come Vitruvio ci dice che l'inventore dell'orologio sferico è stato Aristarco. Quindi non solo, ma Aristarco è famoso perché è stato chiamato il Copernico dell'antichità, lui ha sostenuto che c'era il Sole, il centro della cosmologia, ha versato da tutti, le sue ipotesi sono state dimenticate per centinaia d'anni, intanto che Copernico stesso l'ha tirata fuori le sue ipotesi ed è partito proprio da Aristarco. Quindi tutto la nostra civiltà, parte, visto che ho tempo, mi piacerebbe anche fare una piccola riflessione, non so se avete letto, c'è un libro di uno studioso, antropologo che dice che la civiltà occidentale è nata nel continente eurasiatico perché c'è più varietà di specie animali, essendoci più varietà di specie animali c'è tutta una dimostrazione che mentre gli altri continenti sono più piccolini è una cosa molto interessante, veramente valida, si legge come un romanzo. Ecco, però lui si dimentica una cosa, si dimentica che in una zona estremamente ristretta di questo pianeta è nato nella mente, o forse esisteva geneticamente nel funzionamento del cervello di qualche famiglia che poi si è tramandato. Qualcosa del genere è successo anche tra la Baviera e l'Austria nel XVI-XVII secolo. E quindi qui è nata la capacità di intuire, a parte che c'erano dei dati che provenivano dall'Oriente, però la capacità di intuire bene il funzionamento geometrico del sistema Terra-Sole. Quindi poi da questo sono state tante cose. Quindi Delos era un posto dove... Delos è un'isola piccolissima, come se fosse un cerchio, sarebbe un cerchio di 2 chilometri di diametro, un'isola dove non si poteva vivere, però c'erano dei santuari dove avvenivano dei pellegrinaggi. Quindi sono stati dei ritrovamenti importantissimi a Delos e si sono trovati addirittura 19 orologi solari, inferiore solamente a Pompei come numero di orologi solari. Vai. A Kos ha vissuto Beroso Caldeo. Vitruvio dice che lui ha perfezionato l'orologio sferico perché gli ha tagliato una parte e quindi ci ha risparmiato un sacco di materiale. Vai. A Rodi ha vissuto il padre di Nicea, uno dei padri dell'astronomia. Kaunos è vissuto Dioniso d'Oro, secondo un'analisi abbastanza attendibile della signora Gibbs. Dioniso d'Oro è vissuto a Kaunos, proprio qui di fronte a Rodi, ed è stato l'inventore dell'orologio conico, che è stata un'invenzione importantissima perché in pratica lui ha visto per primo nella mnemonica, nella storia della mnemonica, ha visto l'asse polare, in quanto l'asse polare deve coincidere con l'asse del cono e il geometrico che deve raccogliere le ombre e quindi coincidere anche con l'asse di tutti i coni di declinazione. Un'intuizione geniale che è stata ripagata. Se lui avesse potuto incassare i diritti d'autore sarebbe diventato miliardario, perché la maggior parte degli orologi solari dell'antichità sono conici. Il secondo posto è quello degli sferici, che sono addirittura la metà, sono trovati 150 conici e 75 sferici. Cnido, vai. Cnido si trova qui, nella penisola, la patria di Eudossio di Cnido, che è stato anche
un grande astronomo e ha scritto un parapegma, ma su questo non voglio annoiare, andiamo avanti. E Tinos, dove si trova Tinos? Tinos si trova qua, a vedere. E se uno va sulla cima della torre di Tinos, vede l'isola di Delos. Quindi qui c'erano tutti i santuari di Apollo, a Tinos c'era anche il santuario di Apollo che io ho visto perché sono stato a Tinos. Purtroppo non avevo tempo, magari noleggiavo una nave e mi facevo il giro di tutti questi posti perché veramente posso, è una cosa che uno veramente dovrebbe andare lì a fare un pellegrinaggio. Ecco una precisazione, quindi a Tinos cosa è stato trovato? È stato trovato un orologio costruito, questo ben specificato, da chi? Andronico Cireste. Andronico Cireste è quello che ha costruito la Torre dei Venti d'Atene. Siccome qualcuno imprudentemente ha sostenuto che l'orologio di Atene, l'orologio della Torre dei Venti, è stato costruito empiricamente, e poi come hanno detto, con cosa? Cioè con un orologio quarzo o con un orologio ad acqua che c'aveva le Petruzze che tasavano l'uscita tutti i momenti, non lo specifica, perché c'era stato un capitano della Marina francese che aveva detto parlo dell'osservazione. Ma insomma qui c'è tutta una discussione che non vi voglio intrattenere oltre, e quindi secondo me non esiste che è stato il Torre Venti è stata disegnata, calcolata empiricamente, calcolata usando l'analemma. Quindi se noi ragioniamo che a Delos sicuramente è stato usato l'analemma sull'orologio che abbiamo visto prima, io credo che il vescovo, scusate, virgolettato, del santuario di Apollo di Delos, che si conoscevano sicuramente con il vescovo del santuario di Apollo di Tinos, non poteva essere Tinos da meno, e quindi fatto un orologio, perché poi sono tecnologicamente perfetti, sia l'orologio multifase di Tinos sia la torre dei venti di Atene, quindi è un'ipotesi che sicuramente non sta dietro. Erano gli orologi ad acqua che dovevano stare dietro al sole, e non io non mi anticipo, tornate saranno delle domande, ecco, quindi qui possiamo fare delle conclusioni. Allora, una volta che diamo per scontato che Plinio ha descritto una linea meridiana di Augusto per scopi parapegmatici, cioè previsioni meteo con finalità agricole e nautiche, questi parapegmi sono interessantissimi, sono dei poemi, diciamo, della natura. Poi ci sono i parapegmi più greci, orientaleggianti, che badano più alla nautica, quelli più che badano più all'agricoltura, che sono rivolti a un utente romano, principalmente i soldati che andavano in funzione e che venivano premiati con il possesso di un terreno, non sapevano tutto delle spade, degli archi, delle frecce, come difendersi, come costruire un castello, però dell'agricoltura non sapevano niente. E infatti queste pubblicazioni sono andate a ruba, sono state diverse nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo, e quindi il parapegma sarebbe qui da stare delle ore a parlarne, ma insomma c'è abbastanza spiegato nella mia pubblicazione che vedrà presto luce il triangolo con i lati rettilinei. Quindi i sostenitori dell'orologio, quelli che sostengono che c'era un orologio di 400 metri, dicono che c'era questo triangolo. Allora, se proprio vuoi disegnare questo triangolo, per favore che lo disegnino con i lati rettilinei, perché si tratta di ore italiche. Prima forse non vi ho spiegato che sono ore italiche, perché l'ora italica è parte con la ora babilonica, sempre parte dal tramonto, è sempre lo stesso arco diurno che parte, e quindi
che sia un'ora, due ore o 4,44 è sempre lo stesso arco che parte dal tramonto, e quindi sono ore d'Italia, quindi sono su un orologio orizzontale, sono delle linee. Quindi, anzi, non dovrebbero tracciarlo affatto. Perché? Perché Plinio fa un'affermazione di tipo quantitativo, lui parla magnitudine. Quindi, mentre nell'orologio orizzontale a ore antiche, non ce ne sono trovati in tutti i 350-400 orologi che sono stati trovati dalla vita, non ce n'è uno con le ore astronomiche. I specialisti sapevano benissimo cos'erano le ore astronomiche, però sì, gli orologi che erano rivolti al pubblico erano tutti dal primo all'ultimo a ore antiche e temporali, cioè la suddivisione dell'arco in 6 e 7. Quindi nessuna valutazione quantitativa sulla durata del giorno e nemmeno sull'incremento stagionale è possibile su un orologio orizzontale tramite l'uso del triangolo. Ah, scusate, qui tra i favorevoli alla linea meridiana cito il collega Ferrari, che purtroppo è assente, che ha fatto una bellissima chiosa all'articolo di Maes, con il quale sono in corrispondenza, Frans Maes, un olandese, che diciamo, ha preso il coraggio di il posto dell'orologio. Schütz, un fisico, un neumonista di Tübingen, che è stato il primo scienziato scientifico a prendere di petto il problema, e poi abbiamo anche, più che altro diciamo, è un campo di tecnici, se vogliamo, quindi in qualche modo noi siamo dei tecnici, quasi quasi diciamo automaticamente dovremmo accettare che si trattava di una linea meridiana e non di un orologio, però abbiamo dal nostro campo anche un umanista, uno storico della filosofia, uno storico, diciamo, un umanista, e quindi abbiamo anche Hesbin, che è stata recentemente una tavola rotonda, di cui intrattengo di dare dei commenti, magari in un secondo momento, perché poi magari uno si la prende un po' meglio decantare le cose, e lasciare a momenti successivi. Dunque, quindi gli orologi solari antichi con il triangolo devono ritenersi che il triangolo è stato, no, fammi indietro, scusa, il triangolo è una dimostrazione di bravura, è un modo di indurre il profano a restare un po' sorpreso e il tecnico a fargli capire che la cosa è stata fatta come gli comanda. Siamo avanti, la frase di segno va interpretata, quindi la conclusione mia, purtroppo non c'è il tempo, anche poi non mi sono mai preparato, volendo magari si potrebbe. La frase di segno va interpretata in modo diverso, questo è un disegno che ho fatto io, l'obelisco di Augusto orientato all'orientamento dei 15 gradi, verso ovest, la linea meridiana che è stata scoperta dal professor Buchner, e questa è la Rapacis, che adesso non si trova qui, si trova in un bellissimo museo a Roma, sul lungo Tevere, che veramente io penso che molti di voi l'hanno visitato, è una di quelle cose che resta, diciamo, veramente per uno che ha un minimo di interesse per la storia del mondo romano, è da restare veramente molto ben fatto. C'è qualcosa che riguarda anche no, queste cose qua, ma non parliamo. Ecco. Grazie mille, c'è un po' di tempo, se ci sono io ho finito. C'è qualche domanda? Sì, dimmi. Del Maes, Franz Maes. Ah, Masi, sì, scusa. Sì. Thank you.
Allora, il problema è questo, che le ore astronomiche a Roma non venivano utilizzate esclusivamente dagli astronomi, ma venivano utilizzate anche dai chirurghi. Ecco, questo, quindi, questo è importante. Questo è un aspetto cui ho fatto esperienza. Questo è importante. E potrei affermare che probabilmente c'era qualcosa di astronomico. Perché, allora, nell'uso della società romana c'era la necessità di avere l'orario astronomico anche nella il problema di uniformità della giustizia era legata alla regolarità del tempo. Certo. E quindi la durata non poteva essere una fisarmonica, ma doveva avere una dimensione quantitativa. Accusata con una precisa. Questo è importante. Ti ringrazio di questo contributo, Maria. Molto interessante. Ti ringrazio di questo contributo. Ecco, ci sono altre domande? Grazie.